Via libera dall'aula alle modifiche sulla legge sull'urbanistica a seguito delle osservazioni del Ministero dei Beni Culturali. Il nuovo testo evita l'impugnativa da parte del governo. Critiche da Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle. Approvata risoluzione sull'attività del garante dei detenuti nel 2021. Attenzione sulle REMS, sul sistema sanitario e sulla salute mentale. Le persone recluse sono diminuite negli ultimi 2 anni, anche se la pandemia ha portato ulteriore sofferenza. Via libera alla proposta rivolta al Parlamento di assegnare i beni confiscati alle vittime di mafia. Previsti una serie di requisiti per accedervi. Torzelli, colmata una grave lacuna. Cambio in corso per quanto riguarda la legge sull'urbanistica. Dopo le contestazioni del Ministero dei Beni Culturali, l'Aula ha modificato il provvedimento varato lo scorso aprile, dove si inserivano delle semplificazioni burocratiche legate alle opere pubbliche da finanziare con il PNRR. La proposta è passata con 27 voti a favore, quello contrario di Silvia Noferi del Movimento 5 Stelle e l'astensione di Fratelli d'Italia. L'obiettivo era evitare l'impugnativa da parte del governo e favorire lo sblocco e il finanziamento dei progetti. Soddisfazione per quanto disposto dall'Aula è stata espressa sia dal presidente regionale Eugenio Giani che da quello del consiglio regionale Antonio Mazzeo, che ha posto l'accento sull'importanza di evitare lo scontro frontale. Sono molto contento, per me si chiude un momento che è stato lì per lì fonte di grande arrabbiatura, perché noi avevamo predisposto, lo aveva fatto il gruppo del Partito Democratico, era stata votata da ampia maggioranza in Consiglio, condivisa anche da forze politiche diverse, la necessità di una disposizione legislativa che consentisse soprattutto ai comuni di avere procedure agevolate e accelerate nel momento in cui si presentavano opere connesse al piano nazionale di ripresa e resilienza. Come poteva fare un comune a presentare un progetto se doveva modificare un iter urbanistico quando spesso i bandi del PNRR, ne sono arrivati anche 2 stamattina, richiedono che questo progetto debba essere presentato entro 40 giorni. Quindi noi avevamo una legge di buon senso che consentisse lo sviluppo di procedure in modo più accelerato. Qualcuno aveva gridato allo scandalo, si vuole modificare l'assetto urbanistico esistente. Niente di tutto questo, si vuole adeguare alle esigenze dei tempi e alle semplificazioni che sempre più purtroppo la nostra burocrazia ci impone. Ecco che dopo aver approvato la legge in consiglio, io un giorno ricevo la telefonata da un'alta funzionaria della presidenza del consiglio dicendo: guardi dottor Giani, che la vostra legge c'è da parte di personale ministeriale la richiesta che venga ad essere oggetto di ricorso alla Corte Costituzionale proprio perché modifica l'assetto urbanistico esistente. Intanto sono contento che un impegno che avevo preso con il governo per evitare l'impugnativa, oggi l'Aula abbia deciso di accoglierlo e di approvare una modifica che serve sostanzialmente soltanto a rendere più chiara la legge. Sono state ore convulse negli scorsi giorni in cui interloquendo insieme al segretario generale, agli uffici del Consiglio regionale, con il Ministero del MIBACT, avevo posto il tema della necessità di non impugnare una legge che serviva sostanzialmente ai comuni per poter realizzare le opere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza più velocemente nel rispetto delle norme nazionali. E quello che abbiamo fatto è la leale collaborazione ha portato poi alla modifica di questa norma che oggi è ancora più chiara e permetterà ai comuni di poter dare risposte più rapide ai cittadini e utilizzo migliore dei fondi del PNRR. Secondo me questa è buona politica e sono contento che l'Aula lo abbia votato praticamente all'unanimità con il gruppo di Fratelli d'Italia che non ha partecipato al voto. Dubbi sono stati invece avanzati da Alessandro Capecchi di Fratelli d'Italia, che ha sottolineato come nell'impianto modificato rimangano delle forzature e la politica locale ne esca ulteriormente indebolita.
Oggi abbiamo assistito a un'inedita trattativa, o meglio al racconto di una trattativa che c'è stata nei giorni scorsi fra il governo e la Regione Toscana sulla base della legge per la semplificazione dell'iter che dovrebbe portare ad approvare i progetti legati al finanziamento del PNRR e dei fondi complementari. Di fatto il Ministero della Cultura ha rilevato una violazione delle garanzie costituzionali a favore dello Stato in materia di tutela del paesaggio, perché le norme introdotte dalla Regione rischiavano di portare alla modifica del PIT con valenza paesaggistica, cioè il piano di indirizzo territoriale, senza appunto il coinvolgimento dei rappresentanti il Ministero sul territorio. Da parte del PD è stato detto no, si tratta di un errore interpretativo, sta di fatto che la legge viene oggi modificata in due punti concordati con il Ministero, che raccolgono in parte anche delle osservazioni e delle critiche che noi avevamo fatto al momento del varo della legge. Per noi viene migliorata, ma non vengono migliorate le ulteriori forzature che invece rimangono nei confronti dei comuni e delle province, perché di fatto con la motivazione della disponibilità dei soldi si bypassa la politica locale per realizzare opere che speriamo siano davvero utili. Strada tracciata sulle carceri. Il Consiglio regionale ha approvato una risoluzione basata sul rendiconto dell'attività del garante dei detenuti, che tiene insieme il percorso da intraprendere per migliorare la situazione carceraria della Toscana. L'attenzione dell'Aula è stata posta sulla salute mentale dei detenuti, sul sistema delle REMS e sul completamento del sistema sanitario in carcere. Il Consiglio si è espresso con 22 voti a favore e 10 contrari. Nell'atto, illustrato dal Presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani, si ribadisce anche l'impegno ad assicurare la finalità rieducativa della pena, il reinserimento sociale dei condannati, l'effettivo godimento dei diritti civili e sociali, la rimozione degli ostacoli al godimento di tali diritti all'interno di tutte le strutture penitenziarie. Parere negativo è stato espresso invece da Marco Casucci, della Lega, che pur ha sottolineato alcuni aspetti positivi emersi nell'ultimo anno, come la gestione della pandemia e il calo delle persone detenute. Il Consiglio regionale ha approvato la relazione dell'attività del garante dei detenuti per l'anno 2021 e anche il programma di attività per il 2022. Una relazione che ci offre un quadro del sistema carcerario toscano, evidenzia le problematiche dell'affollamento, mette in luce le caratteristiche strutturali degli istituti di pena, delle REMS e anche dei carceri minorili della Toscana, e si concentra sul tema della tutela della salute dei detenuti. Del resto la vocazione del garante per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà è proprio quella di prendere in considerazione la tutela della salute, non soltanto fisica ma anche psichica, della popolazione carceraria, e il contatto che il garante ha con questo mondo viene anche dalle numerose istanze che vengono presentate dalla popolazione carceraria e prese in carico proprio dal garante, il quale fa anche un auspicio che i comuni che ancora non si sono dotati del proprio garante lo facciano al più presto, anche in virtù di una più intensa collaborazione che il garante dei detenuti ha intrapreso con il provveditore regionale del Ministero della Giustizia, con il quale nel corso del 2021 è stato proprio siglato un protocollo. Abbiamo votato anche quest'anno contro la relazione del garante dei detenuti. La prima osservazione che mi viene da fare è che in sé la figura del garante dei detenuti è superata. Occorrerebbe una figura di tutela per chi opera e vive nel mondo carcerario, al di là dei detenuti, anche le guardie carcerarie e gli educatori. Sono figure che meritano anch'esse considerazione e tutela da parte delle istituzioni. Abbiamo votato contro la relazione del garante, che troviamo non condivisibile in numerose sue parti, in particolare per quanto riguarda quella concezione per cui sarebbe quasi la società malata a dare lo spunto, a creare le basi per la produzione di reati. Noi invece diciamo che la responsabilità penale, secondo il dettato costituzionale, è
personale. Vero è che le pene devono tendere alla rieducazione di coloro che hanno commesso degli sbagli, ma il principio per cui chi sbaglia paga deve trovare finalmente attuazione anche nel nostro Paese. L'emergenza sanitaria ha ingigantito i problemi cronici nelle carceri, perché a seguito dell'epidemia hanno subito delle forti limitazioni le visite dall'esterno, la presenza del volontariato, i trasferimenti, le iniziative come corsi di istruzione. Permangono poi i problemi del sovraffollamento, anche se dal 2019 i detenuti toscani sono diminuiti di circa 500 unità. Al 31 dicembre erano 3.028, di cui il 50% stranieri. La stragrande maggioranza di questi è in carcere per motivi legati al consumo o allo spaccio di stupefacenti. Restano alti i dati sui tentativi di suicidio e sugli atti di autolesionismo. Un paracadute contro le possibili conseguenze di un gesto tanto eroico quanto rischioso. Il Consiglio regionale, su proposta di Fratelli d'Italia, ha deciso di presentare una legge al Parlamento che prevede la possibilità di assegnare gli immobili confiscati alle mafie alle vittime stesse della criminalità organizzata, come le persone che denunciano i soprusi. L'atto introduce la possibilità per le vittime di reati associativi di poter usufruire di questi immobili, se in particolari situazioni sfavorevoli, con reddito non superiore a 36.000 euro, in possesso di particolari requisiti e che non possono accedere al libero mercato o alle graduatorie per edilizia popolare. Francesco Torzelli, capogruppo di Fratelli d'Italia, ha parlato di una legge che colma una grave lacuna. Dello stesso parere Giacomo Bugliani, presidente della Commissione Affari Istituzionali, che ha sottolineato l'unità del Consiglio sull'argomento. Io credo che oggi sia un bel momento per tutta la Toscana, non soltanto per Fratelli d'Italia, perché se è vero che la proposta parte dal nostro gruppo consiliare, è vero che è stata votata all'unanimità sia dalla prima commissione che oggi dal Consiglio tutto, e credo sia veramente un bel momento per la Toscana, perché oggi la Toscana invia, il Consiglio regionale della Toscana invia al Parlamento italiano una proposta di legge per inserire tra le destinazioni possibili per gli immobili confiscati alla criminalità organizzata anche quello di trasformare questi immobili in alloggi per chi della criminalità organizzata è stata vittima, perché sembra quasi assurdo, sembra un paradosso, ma oggi tra le varie destinazioni che potevamo dare agli immobili confiscati alla mafia non c'era quello di utilizzare questi immobili come alloggi per chi invece è stato vittima della criminalità organizzata. Sappiamo bene, purtroppo, che chi ha il coraggio di denunciare la criminalità organizzata, di dissociarsi dalla criminalità organizzata, di non sottostare al racket della criminalità organizzata, sappiamo che una delle punizioni a cui vanno incontro queste persone è quella di vedersi minacciata la propria abitazione. Il Consiglio regionale ha deciso di presentare al Parlamento italiano una proposta di legge che riguarda la destinazione degli immobili che sono confiscati alle mafie. In particolar modo l'obiettivo di questa proposta di legge è quello di estendere i possibili assegnatari in uso dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Si stabilisce infatti che questi immobili oggi possano essere anche concessi a titolo gratuito per un massimo di 5 anni a coloro che sono risultati vittime dei reati di mafia, di cui all'articolo 416 bis del codice penale, ma anche tutti i reati che sono stati commessi per agevolare le associazioni di stampo mafioso. Il presupposto è che chi è stato vittima abbia determinati requisiti reddituali e che soprattutto si sia costituito parte civile nel processo penale
ottenendo una provvisionale o una condanna che non sia stata eseguita dal punto di vista risarcitorio, oppure a prescindere dalla costituzione di parte civile nel processo penale, abbia deciso di avviare un'autonoma azione risarcitoria in sede civile e non abbia ancora ottenuto ristoro. Con questa legge quindi potranno questi immobili essere assegnati in uso anche a queste categorie di persone. Soddisfatto anche Marco Casucci della Lega, che ha evidenziato la capacità della proposta di superare i limiti in materia di codice antimafia. È una proposta di legge al Parlamento che va a superare i limiti del codice antimafia, perché il codice antimafia detta dei limiti per la destinazione d'uso che questa proposta di legge va a superare. Per questo noi siamo d'accordo, in particolare perché chi è vittima di reati di mafia possa usufruire dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Lo diciamo forte e chiaro. Anche le vittime dei reati devono essere in qualche modo indennizzate, compensate se hanno dei problemi di carattere finanziario, economico. Quello che voglio dire è soprattutto però che il Parlamento poi dovrebbe accogliere queste proposte di legge che hanno una loro ragionevolezza, un loro significato. Abbiamo visto invece come purtroppo assai spesso queste proposte di legge al Parlamento cadano nel vuoto, e questo non è un bel segnale di rapporti positivi tra il Parlamento, tra Roma e le regioni.